La ferrovia Adriatico-Sangritana potenzia l'accordo commerciale con l'impresa ferroviaria Captrain del gruppo delle ferrovie nazionali francesi. Un accordo in piedi da quasi 3 anni ma che vedrà impegnata la società della regione Abruzzo lungo la dorsale adriatica, soprattutto per irrobustire e rilanciare l'economia dell'indotto in Val di Sangro. Il servizio prevede delle importanti sinergie a livello commerciale che includono l'efficientamento del trasporto e quasi il raddoppio dello stesso. Il rinnovo di questo contratto con una possibile attività che si aggiungerà a quelle già svolte fino ad oggi, fino a toccare 450 treni solo con Captrain per il prossimo anno, o meglio per il prossimo biennio. Questa mattina presso l'officina storica della Sangritana è stato sottoscritto l'atto contrattuale che lega il vettore ferroviario della Regione Abruzzo a Captrain. All'evento hanno partecipato anche il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo Camillo D'Alessandro e l'amministratore delegato di Captrain Mauro Pessano. Per noi è strategico, come dicevamo, l'asse adriatico, dove sono sempre di più le merci che transitano e poi cominciamo a vedere anche segnali di ripresa e quindi cresceranno ulteriormente, e noi vogliamo crescere, così come Sangritana. Il mercato è impietoso, fortunatamente impietoso, nella valutazione dell'economicità con cui viene erogato un servizio, e la firma di questo accordo dimostra che Sangritana e Tua sono in grado di competere. Noi vogliamo giocare la partita, e la partita passa attraverso la capacità di legare e collegare i flussi che arriveranno sull'Adriatico attraverso i porti e dai porti all'area industriale, agli snodi logistici.